Buonasera gentili telespettatori e bentrovati al consueto appuntamento del venerdì con Fuorigioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. Saremo insieme sino alle 22.30, antivigilia di Napoli-Milan, un match che può dare qualche indicazione sullo scudetto certamente, con Milan prima in classifica, Napoli terzo che ha l'opportunità, battendo i rossoneri, di balzare al primo posto in classifica. Parleremo di questo, parleremo delle settimane legate alle nazionali, dell'esploa di Lorenzo Insigne che torna in maglia azzurra dopo due belle partite con la nazionale di Roberto Mancini, parleremo della struttura di questo Napoli e anche di qualche defezione. Le formazioni, ci sono due ipotesi per Napoli-Milan, parleremo anche di questo con le varianti in attacco e a metà campo. Ma cominciamo subito con la presentazione dei nostri amici. C'è alla mia destra, dalla Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano. Buonasera, bentrovati. Il mister dei mister a sinistra, Enzo Montefusco, buonasera. Buonasera a tutti voi. Con mascherina, quindi ligio, diciamo così, alle regole. È l'età, non dobbiamo portare per forza. No? È giusto così. Da Fuorigioco, Antonio Corrado. È all'estrema destra, buonasera a tutti. Ecco, insomma, la battutina doveva essere. Scusa, solo nell'estremo, ma come stasera ancora più all'estremo. Più che altro nell'angolo. Enrico Fedele, il governatore per solidarietà, per solidarietà. Ha chiuso qualcosa? Diciamo la verità, ti sei messa la mascherina così non ti riconoscono quando dici le cose. Ma chi è quello che ha detto questa cosa? Ma io non so come farà oggi a, diciamo così, illustrare al pubblico le sue teorie. No, si sta mimetizzando. Io so con Mameretta che sono muto, io parlo. A lei parlo. Va bene, Enrico Fedele, governatore del Vomero, che oggi in questi giorni ha chiuso qualcosina, non lo so, mi dicevano che insomma qualcosina, qualche provvedimento lo ha preso nel corso della settimana. Sì, direttore, no? Lei? Sì, mille sono solo in questa settimana. Al mercatino di Antignano, da quelle no, parti. No, non vado più. Non ci va più. E poi la bellissima, oggi in rosa antico, rosa, sono un cuffio. Daniela Troisi. Daniela, buonasera. Buonasera a te Gianluca, buonasera a tutti. Io sono sempre qui pronta alla mia postazione per leggere tutti i vostri messaggi al 366-890-9306 e poi non dimenticate di iscriverci anche sulla nostra pagina Facebook di Fuorigioco. E allora, cari amici, più tardi vi daremo anche una bella chicca legata a Napoli-Milan, perché abbiamo ripercorso 35 anni di questa sfida al San Paolo, con tutti i gol più belli e le vittorie più belle, tranne una, del Napoli nel corso degli ultimi 35 anni. Un documento da non perdere, complimenti alla nostra regia e ai nostri registi per la realizzazione, ma lo vedremo più tardi. Adesso ci fermiamo, 3 minuti di pubblicità e poi entriamo subito con Lorenzo Insigne, protagonista del primo dibattito. Fuorigioco, il calcio come nessuno ve lo racconta, in studio con Mimmo Malfitano, Enzo Montefusco, Antonio Corrado di Fuorigioco. Anzi, ne approfittiamo per dire subito che da oggi è online www.fuorigioco.info e quindi potete trovare numerose notizie, d'accordo anche Mimmo Malfitano che certo, conosce molto bene Fuorigioco, non solo su questa trasmissione ma sul mondo del calcio in tra genere. L'altro, oltre a vederci in streaming su www.canale8.it, ci possono vedere in streaming anche su fuorigioco.it. Questo non me l'avevi detto, per esempio. Che genio! Enzo Montefusco l'abbiamo già ripresentato, Enrico Fedele con tanto di mascherina, Daniela Troisi, possiamo cominciare signori miei? E allora, cominciamo con Lorenzo Insigne. Guardate questa slide perché credo che se la meriti Lorenzo Insigne, fratelli di Insigne l'abbiamo titolata. Adesso Montefusco è contento. Guarda, non si riesce, è contento perché Enzo Montefusco quando si parla di Insigne, insomma, vede diciamo così la luce, Ma no. Mi meravigliate voi che ancora fate le domande su Insigne. Bravo. Cioè, questo è un ragazzo, no, che ragazzo, insomma, ormai sa 29 anni. Anche... è uno che già da 5-6 anni si è consacrato come calciatore. Enrico lo sa benissimo, come lo sa Mimmo, anche Antonio. Tu non lo so. No, no, perché cioè, io non lo so. I calciatori piano piano hanno bisogno di un po' di tempo. Questo è uno che ormai è arrivato all'apice, ma non adesso, già da un po' però, di tempo. Però Enzo, io ti ricordo proprio in questa trasmissione, però non quest'anno, ma mi pare l'anno scorso, quando si parlava di Insigne, proprio tu dicesti insieme a qualcun altro che mancava di personalità. Un fenomeno, no, ma non credo, un po' di non credo che l'abbia detto. No, quando c'era pure Nico. Montefusco, non credo. E c'era pure Nico. No. Nico.
Enrico, non ti distrarre. A me non piace il carattere, quando anche con la nazionale. Che mancava di personalità. Io adesso credo che la novità di quest'anno sia proprio questa consapevolezza che ha acquisito. Ma si sta lamentando, Federico. No, c'è qualche che problemino. Io sto dicendo solo una cosa. Lui non manca di personalità, perché per come l'hanno messo in croce a lui, lui ne ha tanta di personalità. A me non piace l'atteggiamento che lui ha. Non era un leader, adesso sta diventando un leader pure in campo. Quando hanno fatto male al suo compagno, è partito e è andato vicino all'arbitro. A me quello non piace. Sta diventando un leader anche in campo. Oltre ad essere il giocatore che ti fa la differenza, ragazzi, con le sue giocate. Ragazzi, non è che. Ma non è adesso. Non ho mai visto andare a riprendere l'avversario. Perché che stava. Più tranquillità, più sicurezza. Sta maturando, può darsi pure che non fosse il. Scusa, devo dire una cosa, che tu non potrai mai nella tua vita, purtroppo non l'hai assaggiata. Che significa stare in campo e sapere sempre che la gente ha come sbagli. Stai sotto esatto, sempre sotto. Allora giocate sempre con l'attenzione, appena si è tranquillizzato adesso sta dando il massimo. Daniele Troisi, dal web. Devo smentire, perché i quotidiani invece elogiano Insigne, nonostante voi diciate che non abbia tanta personalità, invece i quotidiani... No, stiamo dicendo il contrario. Dicono esattamente il contrario e addirittura si intitola così l'articolo di Napoli Magazine, Il Magnifico. Quindi Il Magnifico, i quotidiani elogiano Lorenzo Insigne, sempre più leader, la Gazzetta dello Sport, anche il Corriere dello Sport e il Corriere della Sera, che dice che Insigne ha classe e personalità, quindi diventa sempre più leader, dove c'è la palla c'è lui. Allora, io vorrei concludere questo giro su Insigne con Enrico Fedele, quindi vado subito da Mimmo Amalfitano. Possibile che un calciatore che in nazionale in questi ultimi 7 giorni abbia fatto vedere quello che ha fatto vedere Insigne, abbia indossato la maglia numero 10 con grande disinvoltura, abbia indossato anche la fascia di capitano quando Florenzi è uscito dal campo, debba poi dichiarare alla fine della partita: ho avuto problemi con la piazza di Napoli, come se non fosse mai stato accettato pienamente. Vedi, in questa città Insigne. Vedi, noi napoletani ci facciamo prendere spesso e condizionare dal momento, dalle emozioni. Allora, io sono stato uno di quelli che ha criticato Lorenzo Insigne. Quando? Ti ricordi quando? In che occasione? Io l'ho criticato, lo scorso anno l'ho fatta nera, l'ho criticato, ho detto che c'era mancava, Ancelotti? Sì, ho detto che mancava di personalità, ho detto che non era un fuoriclasse. Ora, non lo è. Noi siamo abituati ad andare seguendo l'onda emotiva, ok? Io invece cerco di essere un tantino più razionale e dico: Lorenzo Insigne ha avuto dei momenti di esaltazione nella sua carriera, ma ne ha avuti altrettanti di depressione, cioè di un rendimento scarso, di un rendimento non, come dire, contemplato da quelle che sono le sue caratteristiche. Io però non continuo. Ho parlato di periodo sì e periodo no. Oggi Lorenzo Insigne probabilmente si trova in un ambiente, si trova in una situazione, perché parliamo anche dal punto di vista tattico, perché noi l'abbiamo sempre criticato, ne abbiamo discusso la posizione, ma è pur vero che l'anno scorso ha giocato anche in un 4-4-2 con Ancelotti, quindi comunque non era utilizzato. Quest'anno probabilmente si sente una maggiore fiducia da parte dell'allenatore. L'ambiente obiettivamente si sta giocando senza pubblico, non c'è pressione, e questo è un altro aspetto che ritorna a vantaggio di questo giocatore. E soprattutto, secondo me, è diventato anche consapevole dei propri mezzi, cosa che secondo me fino a poco fa non aveva. Ma ha trovato ancora di più. Certo. Fratelli di Insigne, fratelli d'Italia, fratelli di Napoli, caro direttore Fedele, poi torno da Montefusco. Scusatemi un attimo, Mimmo, sarà normalissimo che avrà dei momenti ancora, certo, che verrà criticato. Certo. Questo fa parte della carriera di un calciatore, certo, come tu hai detto benissimo. Ha avuto, si sta esaltando, verranno momenti che no, non è in forma,
o perché trova l'avversario che è più forte, o per tanti motivi, non renderà e verrà criticato. Non è che, certo, ma questa vabbè, fa parte della comunque... storia, della storia di tutti i grandi giocatori. Lui non è che sia un grande... Lei da napoletano non è il fenomeno, sicuramente. Lei da napoletano, perché abbiamo ripercorso un po' tutti i nemi, Nemo profeta in patria, con Giuliano, Montefusco, Taglialatela, Paolo Cannavaro, io ricordo questo. Lei veniva criticato nei tempi miei, eravamo quelli più criticati, noi napoletani. Lei e Giuliano. Ma sai perché? Perché il napoletano all'inizio ti aiuta, ti dico la verità, ti aiuta quando sei giovane, debutti, giochi le prime partite, ti aiuta. Poi quando incominciano a vedere che magari perché guadagni un po' di soldi ti compri la macchina bella, perché magari così incominciano a dire guarda quello lì, si è montato a capo, però dal napoletano ti amano. E ti proprio perché ti amano ti contestano, perché vorrebbero da te sempre che tu dai il massimo. Ecco perché io difendo Insigne solo per questo. Un calciatore non potrà mai dare il massimo, è impossibile. Farà su 40 partite, 20 le fa buone, 10 le fa ottime e 10 le farà Vincenzo, scadente. Però quando Insigne è stato criticato è perché sul piano del rendimento... Ma è normale, non è dava. Normalissimo. E voglio dire, un tifoso può anche avere il diritto, ovviamente in maniera serena, senza esasperazioni, di poter contestare, di poter criticare, è chiaro. Però da qui poi a dire che in patria non è un buon profeta, ma queste cose qua... E tu che hai giocato a certi livelli come Enrico, va bene, certe cose qua dipendono da te stesso, cioè dal calciatore. Mimmo, però ti devo smentire. No, una cosa su questo. Non è stato in Italia. Mertens. Bravo, questo stavo dicendo. C'è stato un giornalista italiano, uno dei più grandi giornalisti che si è fatto per 15 anni. A grande nome perché criticava uno come Gianni Rivera. Chi era il giornalista? Brera. E allora che L'Abatino lo chiamavano, L'Abatino. Ragazzi, eppure è vero come stava dicendo Gianluca che a Mertens l'anno scorso hanno perdonato tutto. Ma non mai la verità è che se sbaglia appena sbaglia. Se sbaglia Caglion i passaggi, se sbaglia Mertens, non veniva perdonato niente. La critica del tifoso non è mai pesante come quando sbaglia Insigne. E questo lo abbiamo notato, senza essere di parte. Allora, prima di andare a Fedele, una pillola da Daniela Troisi. A Fedele? Non lo so, se vuole dare una pillola, ha bisogno di una pillola. Dopo, ora già io ho regalato la museruola, quindi la pillola. Sette pillole. Perché una non perfetta, una non perfetta. Ma fa piacere che termini Enrico, perché così lui ci fa capire cosa pensa. Allora, Gianluca è di Reia, ex allenatore del Napoli. Mamma mia. Lui ha rilasciato dichiarazioni su Insigne, e lo evidenzia Napoli Magazine. Prima spendere le parole sui sai dicendo che fu messo nel dimenticatoio da Ancelotti, forse non lo riteneva adatto al suo gioco, con Gattuso invece sta rispondendo alla grande. Per quanto riguarda Insigne, dichiara: mi ricordo quando era negli allievi e veniva a fare le partitelle con noi nella prima squadra, Grava cercava di prenderlo ma non ci riusciva mai, sbusciava sempre via, aveva già grandi doti tecniche. Allora, questo è quello che dice Direia. Allora, i detrattori di Insigne esistono e sono sempre esistiti, esistono ancora oggi perché ce ne accorgiamo, chi lavora come noi ogni giorno esistono ancora oggi. Io voglio dire una cosa, direttore, poi lei avrà la parola. No, adesso avrà la parola. Allora, un giocatore come Insigne che da 10 anni è assoluto protagonista del Napoli degli ultimi 10 anni, perché ha tolto le castagne dal fuoco, ha segnato gol importanti, ha fatto qualificare il Napoli in Champions League. Ripeti perché non ho sentito. È stato assoluto protagonista. Higuain, assoluto protagonista insieme ad altri del Napoli degli ultimi 10 anni. Ora le voglio dire una cosa, per me negli ultimi 20 anni, dal 2000 a oggi, dopo Totti e Del Piero, Insigne è il miglior prodotto dei vivai italiani, è il miglior giocatore italiano, dopo Totti e Del Piero. Ma ditemi oggi quale giocatore italiano è più forte di Insigne. Allora c'è una frase, beati. Ditemi quale giocatore in terra c'è corum. C'è corum? Mi sento bene. Beati chi ha un occhio in un mondo di circo. Polifemo? No, in un mondo quanta di circo. Cultura. È fuori dubbio. Allora, Insigne non è un fuoriclasse, ha una ottima tecnica che mette la sua grande abilità, che sa fare 3-4 gol, adesso è maturato molto, e le sa fare bene. Da un punto di vista di carattere, chi nasce maresciallo
non può fare mai un capitano. Non è vero. No, fa un maresciallo di lo vedo cambiare. Fa un maresciallo che è maresciallo. Vabbè, e maresciallo, un maresciallo. Perché in questa nazionale. Ma andate avanti con questa nazionale, questa nazionale doveva guardare i giocatori degli ultimi 20 anni per televisione. Non andavano manco in banchina. E siamo d'accordo. Nessuno. Cioè, tranne un giocatore che può diventare uno dei più grandi giocatori, che si chiama Locatelli. No, però direttore, io devo dire la verità. Io ho Barella, che onestamente tu hai fatto giornalista. E ho capito, Locatelli mi fa parlare. Prego, prego. Il calcio è la mia materia. Gianluca, prego, prego. Dal calcio. No, Locatelli lo sa che io lo stimo. Per quanto riguarda la cronaca e la critica, lui per quanto riguarda i massaggi è il campo sportivo. Prosegua, Locatelli, prego. Allora, Insigne, quando tu parli di Totti, ti voglio... Non voglio spiegare, no. Voglio dire, nel calcio esistono giocatori complementari e giocatori che non hanno bisogno di altri. Mi spiego. Tu sei giovane. Noi avevamo Patrizio Sala, avevamo Causio, avevamo Donadoni, avevamo Bruno Conti. Giocatori che ti servivano la palla, poi ci voleva il realizzatore. Cioè chi ci voleva? Paolo Bettega, Abbate, eccetera, eccetera, per fare i gol. Grazie. Quando tu bestemmi con Totti, che dopo rivela il giocatore più forte in assoluto. Io ho detto dopo Totti e Del Piero. Ma Totti, Totti, che bestemmi, Del Piero, Totti e Del Piero, e non discuta un giocatore. Baggio, Baggio è prima, è ante 2000. Ma ti sto spiegando i giocatori. Ante 2000. No, prima o dopo. Sono i giocatori che realizzano i gol. Sono quelli che determinano le partite. Allora, Totti, io ieri vedevo quel film. Bello. Ha fatto mi chiamo Francesco Totti, è certo, una cosa incredibile. Quello bellissimo. Che manca purtroppo a sto ragazzo. Sto ragazzo che ha un'ottima tecnica individuale, sbaglia troppo. Ma lei se li ricorda i gol di Insigne? Ma davvero, chi ne ha fatto due a 10 all'anno? Totti ne faceva 30. Sì, però Del Piero sono, ne faceva... Cioè, ti voglio uguali, spiegare, ti voglio spiegare. Sono tutti allora, belli. Allora vuoi sapere un giocatore... anche contro il signore Squadra. Adesso la parola a Mimmo Alfidà. Da un punto di vista tecnico, che è stato, scusatemi un termine, se la posso dire, è stata la più grande testa di un giocatore che non voleva nessuno. Cassano? Cassano. La competenza. E cari, la competenza che ho Cassano, detto io Cassano entrai nello spogliatoio quando venne a giocare l'ho detto io Cassano quando... perché non mi dai perché ha letto perché l'hai letto l'ho letto dove l'ho letto letto chi me l'ha scritto dica la competenza dica. Allora Cassano quando è venuto ma scusa perché c'è una competenza per capire che Cassano qua? Ha avuto problemi di testa perché teneva delle doti tecniche è eccezionale allora, ci voleva competenza ma pure un cieco lo vedeva e che per piacere la competenza perché Cassano era potenzialmente un bravo una partita a Marianella viene il Bari allenata da Scianimani quel Napoli allenata da Vincenzo Montepulci in quel Napoli Vincenzo Montepulci avevo il piacere di consigliarlo e lui mi ascoltava, c'è stava Coppola, c'è stava Stendardi, c'è stava Cannavale, i 79, 80 e qualche 81. Arrivo sto ragazzo che è 82, me ne aveva parlato di Scianimani, campo bagnato, non toccai manco il pallone, manco. A un certo punto su una linea laterale il palla, la palla infangata, tutti addosso a lui, fum. Dico mamma mia, vieni il spogliatoio, ma ragazzi, apre detto, ma è la partita, dice, non mi ricordo. Io chiamai a Lello, dico Lello, io devo entrare in spogliatoio rubare, io già avrei sto ragazzo con me fisicamente. Teneva le gambe di Nela, così, ti ricordi, dice, una qualità mai vista. Quando sono andato a Parma, io ho chiesto alcuni giocatori. Uno di questi era Cassano, 10 miliardi, un altro era Floro Flores, un altro era Paolo Cannavaro, un altro era... De Lucia. De Lucia, portiere. Floro Flores. De Lucia, Paolo Cannavaro, Floro Flores e Cassano. Uno per Cassano ogni ruolo. Cassano l'avevano già venduto. 50 l'ha tolta a noi, l'ha tolta. Hai capito? Allora dico io, quando parlate di calciatori in un'epoca di grandissimi calciatori, perché partendo da Baggio, andando da Totti e andando da Del Piero, poi non discutano di giocatore che ho portato io a Napoli, che è Zola. Zola. Voi vi dimenticate, il quale
era un ragazzo che faceva gol. Grande giocatore. Faceva gol. Grande giocatore. E Bigonna non lo faceva giocare. Mimmo Malfitano. Voglio chiudere. Ragazzo che facciamo è cresciuto a dismisura perché ha preso consapevolezza. Perché la gente delle volte lo fischia come ha fischiato a tutti i napoletani? Perché è talmente attaccato che non accetta alcuni atteggiamenti. La maglia, il pallone, la lite. Per il napoletano, i napoletani, il napoletano che gioca deve essere maglia e cuore. Se sbaglia tanto, succede lì. È vero. Forse l'atteggiamento qualche volta lo ha penalizzato. Daniela. Allora, a parte che arriva una precisazione su quello, su quanto detto prima da Fedele, da parte di Gianni di Frattamaggiore, che dice che il padre prima era maresciallo e poi è stato promosso a capitano. Sì? Il padre? Non è, ma è un sottufficiale, ma fa gli esami. Ho una domanda. Avicciai. Sai quando si fanno queste promozioni? Quando va in pensione. Ho una domanda, due domande, una per Montefusco e una per Malfitano. Comincio da quella per Montefusco. Premesso che Insigne gioca in un ruolo diverso rispetto da quello di Totti e Del Piero e quindi non può segnare gli stessi gol, tecnicamente cosa manca Insigne per essere un grande calciatore? Ma no, per me non gli manca, gli manca un po' il fisico, ma io, no, io che sono l'estimatore di Insigne non lo paragono ai famosi Totti, Del Piero e compagni. Lui è un ottimo calciatore, ma non è, per me non è a questi livelli. No, abbiamo detto, c'è dopo uno che l'ha visto crescere, che nel periodo che c'era Rea io facevo parte anche io di questo Napoli. Qui se lo ricorda giovanissimo. Ecco, io dovrei dire che non mi ricordo il nome, chi era allora il suo procuratore. No, Andreotti e Andreotti è stato uno dei pochi che ci ha creduto, sai perché? Che dice vicino a me. Ottaviano, Andreotti e Della Monica. No, dopo è arrivato dopo questo qua. Andreotti era quello che mi portava ed era quello che seguiva molto il giovane. No, mi portava a me in macchina a Palma Campani perché allora mi presero come responsabile della primavera. E lui, io dicevo, no, io non voglio guidare per troppi chilometri, mi faceva accompagnare da Andreotti, mi faceva il mio autista. E lui in macchina mi faceva una testa così e mi diceva sempre, visto, date un'occhiata a questo ragazzino, aveva 14 anni, E io dicevo sempre, fallo crescere, quello che noi poi diciamo, è un'età, fallo crescere. Questo qua si vedeva già, come ha detto Rea, nelle partite che fece, aveva dei numeri da grande gioco. Ma mi ricordo che Rea venne da me, io e Rea siamo, siamo amici da 70, 60 anni, perché stavamo a Ferrara insieme. Eddie mi disse, Enrico, ho visto un portiere, abbiamo visto già 3 anni fa, certo. Parlava di sempre, per dirti, Loccio, si vede. Daniela, mister, aspettate, intanto vengo subito da lei. Mimmo Malfitano è diciamo una marcord perché per i tifosi milanisti che ancora dicono che il secondo scudetto il Napoli lo vinse per la monetina di Alemão. Sì. Vogliamo ricordare Malfitano che all'epoca la vittoria a tavolino valeva 2 punti e che il Napoli aritmicamente lo avrebbe vinto anche senza la vittoria a tavolino? Vabbè, io penso che su questo argomento si è discusso per 30 anni, cioè era palese che quella vittoria a tavolino non ha cambiato l'esito, il corso di quel campionato. Il Napoli comunque sarebbe stato in testa alla classifica e poi obiettivamente il Napoli ha dimostrato di essere più forte nel momento in cui a Bologna quel pomeriggio ha rifilato 5 gol al Bologna e il Milan ha perso 5. Davvero. E il Bologna ha perso il Milan, ha perso a Verona. Calloni. Quindi voglio dire, dopo un quarto d'ora già Pietro. Allora, però, da questa discussione, visto che siamo in chiusura di blocco, mi sembra che non sia emerso nessun nome al di là di Locatelli, che è un altro ruolo e che ha 21 anni, è giovanissimo, 22 anni. È giovanissimo. Non è emerso nessun nome che sia oggi come calciatore italiano superiore ad Insigne. Gianlu, ma tu dimmi una cosa, ma perché qual è il problema? No, scusate un attimo. Io Gianluca Tifuni ho la piazza. No, io dico in generale, ma un mese fa l'avresti fatta questa domanda? Io veramente, io sì. Per quanto mi riguarda, lo sto dicendo già da parecchio, allora che Insigne oggi. Allora siete tu stavi insieme a noi, vabbè, insieme allora a Enzo, siete tutti insieme a Enrico, bravi. Quando vabbè. Altrove l'anno scorso parlavamo di Insigne. Allora, ho parlato di Locatelli. Ma sapete anche, no, scusami, sapete perché oggi Insigne, tra l'altro, è anche secondo me il più forte giocatore italiano? Perché ragazzi, il 60% dei giocatori che stanno oggi in Serie A, una decina d'anni fa,
La Serie A la vedevano in televisione. Ma come dite un nome di un giocatore migliore di Insigne oggi italiano? Ma in quel ruolo non ce n'è nessuno. Ma io però ce la vedo per Barella. Ma quanti italiani stanno? Aspetta, esiste Mimmo? Non lo so, perché mo così a mente fredda non ci possiamo anche pensare. Però io ti ribalto nuovamente la domanda. Un mese fa me l'avresti fatta questa domanda? No, forse l'anno scorso no, un mese fa sì. No, ma che vedi, cosa, ma l'errore che fate? Che cosa l'errore non dovete fare che se un mese fa 10 gol è il migliore e se peraltro... Non è 10 gol. Noi dobbiamo, non è parlarci, dobbiamo parlare del calciatore. Okay. Il calciatore, il secondo calciatore me... ha qualità tecniche. Posso esprimere un giudizio giornalistico? Per quanto mi riguarda, considerando Insigne protagonista degli ultimi 10 anni del Napoli, con una certa discontinuità e con atteggiamenti fuori dal campo non sempre irreprensibili, devo dire che nell'ultimo anno l'ho visto maturato e senti, si è completato. Qua stiamo facendo una discussione nella quale tu fai il santificatore, e lo posso, di Insigne, il santificatore, e noi facciamo i denigratori. Questo stai sbagliando, noi stiamo facendo, tu fai un discorso di periodo, noi facciamo un discorso di qualità tecnica, da quando è nato e come si è evoluto. E l'ha fatto. Allora, parlare di giocatore di fuori classe è una bestemmia. Ma nessuno ha parlato di fuori classe. Come, tu? Io ho detto protagonista degli ultimi 10 anni del Napoli. Quando parli di protagonista, allora lo può negare? Fammi parlare però. Lo può negare? I protagonisti sono stati 36 gol di Higuain. Poi? 30 gol in da 3 Cavani, anni di Amsic. Cavani, Amsic, Mertens. Allora, i giocatori determinanti sono questi. Gianluca, lo vuoi capire o no? State sbagliando. No, non lo vuoi capire. O portiere l'attaccante, li ha sbagliato. State sbagliando, state sbagliando tutto. Gianluca, state sbagliando tutto il discorso. Io ho fatto presente che è un calciatore in 40-50 partite, lo fa 20 ottimi, 10 le fa così, ma è normale, fa parte del periodo. No. È normale che fra 2 mesi, se il Signore non gioca come adesso, verrà che. No, diranno siamo andati in cervello. Allora ci dobbiamo fermare, ragazzi. Chiudo dicendo: guardate gli organici dei giocatori che stanno giocando. Andiamo in pubblicità, poi torniamo perché c'è Napoli-Milan alle porte, una partita insomma, che evoca anche ricordi bellissimi, noi li ripercorreremo tutti, a tra poco. Rieccoci in studio, fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta, sorrido perché insomma si è scatenata la bagarre su Insigne anche nel corso della pubblicità. Dobbiamo chiudere però l'argomento, dobbiamo passare velocemente a Napoli-Milan, che è una partita che sta a cuore a tanti in questo momento, però lo chiuderei con Enzo Montefusco, che da sempre è stato uno che ha celebrato Lorenzo Insigne, sin da quando era giovanissimo, l'avete sentito e lo conosce molto bene. Io dico che Lorenzo Insigne, a prescindere da tutti gli altri discorsi, oggi è il numero 10 della nazionale italiana di calcio, che in passato è una maglia che è stata vestita da gloriosi calciatori di un altro livello, certamente, da Rivera, Antonioni, Mazzola, chi c'è stato con numero 10 negli anni Del Piero, eccetera, eccetera. Ma oggi, nel calcio di oggi, il numero 10 della nazionale italiana è Lorenzo Insigne, quindi bisogna prenderne atto. Tutto. Sì, ma questo non cambia che fra 2 mesi, se qualcosa non va, giocherà male, lo criticherà. Ma resta sempre il numero 10 della nazionale. Fa parte della carriera di ogni calciatore. Mi ricordo solamente che durante Napoli-Pisa, fu contestato, mentre passava a bordo campo, un certo Diego Armando Maradù. Di che vogliamo parlare? Di che vogliamo parlare? Quale può essere la chiave? Quella c'è un'altra situazione, però di che vogliamo parlare? Una situazione diversa. Lo so, ma pur sempre si è usato contestare. Quindi, la chicca, la maglia numero 16 aveva quella esatto, che doveva entrare nel secondo tempo. Con la maglia numero contro il la chiosa Enzo Montefusco, mister, in 30 secondi. Prima Enrico giustamente parlava dei campioni di una volta, no? Io ti... Si sono passati con quei campioni lì, no? Parlare di Rivera, Bulgarelli, Mazzola. Penso io, per giocare una partita con la nazionale, Valcareggi mi ha fatto giocare fuori età. A me è Gigi Riva. Lei è il numero 8, non dico. Giocavo col 6. 6. Sai perché? Perché ogni volta che facevano, per 8 anni, facevano i mondiali, facevano gli insegni di parola. Io arrivavo a un certo punto e uscivo sempre. Valcareggi mi chiamava e diceva, non posso fare altro, però sai, erano i centrocampisti. Mazzola, Rivera, Bulgarelli, Giuliano, De Sisto, tutti questi. Capello. No, capello dopo. Bulgarelli, De Sisto. Capello giocava poco con questi qua. Eppure lui, allora era il migliore, come va? Pensa, ha fatto una partita con l'Inghilterra, ma ha fatto giocare, adesso ti premi, ha fatto giocare proprio in nazionale questa partita, perché ed ero fuori età.
fuori età, aveva già 25 anni, per premiarmi, perché diceva ogni volta non riesco mai a portarti con noi, per farti capire come era il livello dei centrocampisti allora. E allora c'è un livello più basso, andatevi a vedere la classifica dei cannonieri in Serie A e vedete chi gente la fa, va in doppia cifra. Quando prima arrivava in doppia cifra, veramente dovevi... Ti volevo dire chi erano gli attaccanti di allora. Allora Insigne magari faceva fatica. Gli attaccanti erano Gigi, Bette, Boninsegni, Prati, Mazzoli. È normale che con questi giocatori Insigne non convocavano neanche. Era un altro calcio. È tutto chiaro, un altro calcio. È tutto chiaro, però adesso andiamo su Napoli-Milan. Perché devo dire, abbiamo preparato un collage degli ultimi 35 anni dei Napoli-Milan al San Paolo. Ci sono 12 partite. 11 vittorie del Napoli, anzi 10 vittorie del Napoli, un pareggio e una sconfitta, quella del primo maggio dell'88. Non me ne parlo. Guardiamo questo splendido documento preparato dalla regia di Canale 8 e poi torniamo in studio. Eccola la splendida cavalcata degli ultimi 35 anni dei Napoli-Milan, per la maggior parte vittorie degli azzurri, le avete viste, i gol di Cavani, di Higuain, i gol di Maradona, di Careca, gli ultimi gol di Zielinski, di Mertens, di Caglione, di Insigne. Devo ricordare, ricordo con piacere una partita del 2008 con quel gol di Hamsik, un 3-1 al San Paolo del Napoli, che eliminò il Milan dalla Champions, cioè estromise il Milan dalla Champions League con quella vittoria. Napoli vinse 3-1, ci fu quel gol di Hamsik dopo una cavalcata di 50 metri cost to cost, lo ricordi bene Mimmo, anche tu, un gol splendido da parte di un giovanissimo Marek Hamsik. Ricordo che, a proposito di bookmakers, pensate, la vittoria del Napoli era quotata 11 quel giorno, 11, significa che veniva reputata impossibile. Il Napoli invece giocò una bella partita. Insomma, sono sempre state partite emozionanti, Mimmo. Molto belle, sicuramente. Io purtroppo sono legato a questi ricordi, sono legati, i miei ricordi sono al Napoli, settennato di Maradona, ai 7 anni di Maradona, calcio, senza ragazzi. Nulla, senza nulla togliere, per carità, a quello che stanno facendo oggi i giocatori del Napoli o quello che hanno fatto negli ultimi 16 anni, diciamo l'era De Laurentiis. Però io credo che l'emozione che i tifosi hanno vissuto assistendo ed essendo protagonisti in queste partite siano irripetibili, e anche perché quel Napoli era la squadra probabilmente più forte in assoluto, anche se per certi versi aveva giocatori secondo me inferiori a quelli di Sacchi, perché il Napoli aveva una difesa, se ricordate, con Moreno Ferrario, con Alessandro Renica, Muscolotti, Ferrara, Francini. Muscolotti è stato Francini grande, era un nazionale, ma aveva giocatori nel primo anno come Caffarelli, come Carannante, non dimenticare Celestini, che Caffarelli, Celestini, Volpecina sono stati anche protagonisti. Biliardi anche, il Milan allora aveva una squadra di fenomeni, se escludevi Colombo forse probabilmente aveva una difesa forse. Ma io non ricordavo una cosa, l'86-87, l'anno dello scudetto del Napoli non era Sacchi l'allenatore, era Capello l'allenatore, un giovanissimo Capello l'allenatore del Milan. 86-87 sì. Era un giovanissimo Capello, sì, che era stato scoperto guardando queste... Volevo aggiungere a quello che diceva Mimmo una cosa in più, e cioè che praticamente chi ha vissuto quel calcio non si entusiasma più oggi con questo Napoli. Bravo. Ma non può entusiasmarsi più dopo che hai vissuto quell'epoca, quei fasti, quei giocatori. È difficile. Enrico Fedele, Napoli-Milan. L'anno scorso si sono già affrontati Gattuso e Pioli, finì 2-2, il Napoli si rammaricò molto, il Milan pareggiò con un calcio di rigore alla fine, mentre invece 2 anni fa perdeva 2-0, il Napoli di Ancelotti perdeva 2-0, riuscì a ribaltare il risultato. Ma anche 3 anni fa, insomma negli ultimi anni, è stata sempre una partita rocambolesca, con molti gol, con ribaltamenti di fronte, di gol, di risultato. Insomma, dobbiamo aspettarci. Io credo che anche domenica possa essere una partita da gol. Il Napoli è fuori dubbio che, mentre il Milan dipende dal bambolotto, voi sapete chi è il bambolotto, è un bambolone, però gli altri sono dei contorni, ok?
però ha qualche buco difensivo. Ma Bombolone si troverà Koulibaly di fronte. E poi parleremo di formazione. Voglio capire, Fede, si ricorda un Napoli-Milan particolarmente affascinante, che le è rimasto nel cuore come partita? No, una che mi ha deluso è stata quella del primo maggio, perché io ero a Soccavo prima della partita e immaginavamo tutti che potesse andare in un altro modo, però Bagni che stava zoppo e che voleva giocare, delle faide interne che erano successe e venivano. Ma poi alla fine noi camminavamo e loro correvano. E poi ricordo volentieri il gol di testa di Maradona, non so, un anno con prima. Galli. No, dopo con Galli. Con Galli. Quella è la cosa che... Stamattina ho fatto un'intervista ad Andrea Carnevale per la Gazzetta di domani mattina e lui, ricordando quei momenti, mi disse: guarda, è inutile nascondere, noi avevamo litigato con l'allenatore, non si discute. Dice, quel litigio non è che ha tolto a noi forza, però comunque ha condizionato proprio l'aspetto mentale. Dice, noi dopo, nonostante avessimo perso col Milan, avremmo potuto avere ancora l'opportunità. Mollarono proprio. Mi ricordo anche che Bagni, il quale non stava bene, aveva un ginocchio oramai. Però c'erano gli europei, voleva giocare. Fece tante di quelle inizio, però la voglia di giocare. No, perché c'erano gli europei, voleva giocare per forza, aveva paura di perdere gli europei. A me ti racconto questa, vi racconto questa, perché a me allora, io tornai da Firenze, l'ultima partita il Napoli aveva perso di campionato. 3-1, se non vado errato. Il Napoli perse e negli spogliatoi non andò Bianchi a dare la formazione e le maglie, ma lo fece un'altra persona, di cui non faccio il nome per un... Sono passati tanti anni. No. Era un dirigente. Uno che faceva parte dello staff. Capisci? Quindi immagina una partita che poteva essere comunque ancora, perché il Milan era a un punto. Certo. Sarebbe potuta essere ancora forse importante, decisiva. L'allenatore non va nello spogliatoio a dare le maglie ai giocatori, cioè nel senso, cioè, a comunicare anche le maglie e la formazione, e questi sono i risultati. Sono poi allora risultati. Scusa, ma domenica però non ci sarà Pioli a dare la formazione, ma quando ma neanche Murelli ci sarà. Ricordatevi quando non ci stanno gli allenatori, è peggio. Se Sarri non fosse mai andato più liberi, la forse domenica mentalmente in panchina, il Napoli vinceva 2-1. È il teorema di Fedele. Dopo Pitagora ed Euclide, dopo Euclide e Pitagora arriva Fedele con il suo teorema. Io la penso se così. Sarri non avesse dato le formazioni, se lo spogliatoio del Napoli avrebbe vinto 2 scudetti. Io ho detto, Sarri è stato il più grande allenatore dal lunedì al sabato. La domenica, la tua consuetudine, delle volte ha sbagliato. E quando ha sbagliato? Nella partita clou a Torino del 13 febbraio, quando ha fatto entrare un attaccante e non un centrocampista, abbiamo perso quella partita. Allora, andiamo a vedere la slide legata a Star Casino e ai bookmakers, che ci parlano del risultato secco 1x2 insieme a Betway e Sisal. Vedete, c'è parazione. L'1 è quotato abbastanza alto, è 2,10, 2,20, 2,15. L'X è il più alto e il 2 non si discosta molto dall'X, però insomma mi sembra, secondo le quote dei bookmakers, Enzo Montefusco, piuttosto equilibrata come partita. Leggero, leggerissimo, perché la partita è importante per tutte e due le squadre. Bisogna solo vedere quale squadra andrà in campo, perché qua questo Covid e il fatto che hanno giocato nelle nazionali, il fatto che molti giocatori sono infortunati, bisogna anche capire come vanno le squadre in campo, perché poi lo capiremo fra poco, lo analizzeremo nel dettaglio. Sia il Milan e il Napoli, se sono al completo, può venirne fuori una bellissima partita con tanti gol. Io non so che cosa potrà succedere, però ritengo che il Napoli per me è più forte del Milan. E allora, Daniela Troisi. C'è... Sì, allora ci sono delle domande per i nostri amici in studio, una per Antonio Corrado e un'altra per Montefusco. Comincio da Corrado. Allora, ma il gol famoso di Paolo Di Canio al Milan fu una magia o un cross sbagliato, come disse il portiere? No. Sebastiano Rossi
a fine partita. No, 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 no. Là vuole tirare in porta, certo, le responsabilità del portiere là ci anche stanno. Anche perché non c'era nessuno in area. Sì, ma infatti lui temporeggiò, fece 2-3 dribbling a rientrare. Poi comunque c'erano signori giocatori là davanti a lui. Era l'aprile del 94. Una piccola responsabilità, quel Milan era imbattuto tra l'altro, una piccola responsabilità del portiere secondo Napoli di Lippi, 6 mesi senza stipendio che andò in Coppa quello UEFA. L'ultima giornata a Foggia 1-0 contro il Foggia di Zeman, il giorno in cui morì Ayrton Senna. Quello fu l'ultimo anno in cui il Napoli arrivò in Europa. Prima del fallimento? No, insomma, poi ci sono stati altri, anzi c'è stata la retrocessione in Serie B, i 2 anni di B, poi la promozione, poi di nuovo prima, in B, insomma, del 2004 poi il fallimento. È stata l'ultima prima volta, del periodo nero. Il 90 con Lippi, il Napoli è arrivato per l'ultima volta in Coppa UEFA, perché fu importante la vittoria, se non sbaglio, sempre di Canio, signore. A Foggia, sì, e quello fu decisivo, fu l'ultima giornata. Quella fu decisiva, perché il Foggia era in corsa per il prossimo UEFA. Abbastanza nitido di quella partita, e quella con Lippi si raggiunse questo traguardo impensabile, insperato. Nessuno avrebbe mai scommesso allora 100 lire su quel Napoli, invece ci fu un ribaltone pure, in cui si andò in Europa. Europa. E quella... poi da quell'anno lì, piano piano, poi con Simoni, Boscov e via dicendo, Mondone, è iniziata poi il crollo, la fase caduta. Io non mi ricordo bene, ma quello fu l'anno che Lippi fece giocare ci fu il Cannavaro, Vecchia, quella fu un'altra cosa. Perché io... Buso a centrocampo, Buso no, era un attaccante, arrivò come attaccante e fu schierato come mezzala. Buso e Bordi. Mi vedevo con Lippi, perché avevamo fatto il corso insieme, avevamo giocato contro da giovani e stavamo spesso insieme quando lui non era impegnato con la squadra. Io mi ricordo quando fece queste scelte, io gli dicevo: tu mi devi dire chi è quel diavolo che ti ha consigliato a fare queste scelte. Lui rideva, perché lui guarda, ha avuto il coraggio di mettere fuori il terzino, chi era? Policano, mi sei fuori Policano, posso parlare? Vai direttore, vada. Allora Cannavaro doveva essere ceduto. Fabio? Il Napoli aveva ceduto. C'era Fabio. 50 milioni più il riscatto alla Cireale, che era allenatore, era Papadopoulo. Siccome Papadopoulo era stato il secondo di Materazzi, e Materazzi con me aveva visto sto bambino a 14 anni, disse: dove vado me lo porto? Poi lui non allenava, l'aveva consigliato. Sono venuti consiglieri, i dirigenti della Cireale. Lei ha detto 50 milioni, mi scusi, mi stava venendo un colpo, perché di ovviamente euro. Avevo immaginato che fossero i 50 milioni di oggi. C'erano le lire, caso, c'erano le lire. Riusciva a spendere anche, invece erano 50 milioni di lire, ovviamente, quindi molto poco. Va bene, sì, sì. Era poco, allora. Sì. C'è una domanda per Montefusco, caro. Facciamo finire. Stai ancora parlando? Allora, dice, lo diamo. I dirigenti vengono a Napoli, che non dubbio da nessuna parte. Avevo parlato con Lippi e Lippi ciò fa. Dopo la partita con la Cremonese, se non sbaglio, la sera stessa mette fuori Policano, Pari e Nera. Me li ricordo bene questo aspetto. Dice vicino all'allenatore in secondo, che era Casati. Cannavaro, Bia e Picchi. Bia. Cannavaro e Picchi. E allora ne parliamo tra pochissimo, pubblicità, ci fermiamo tra poco, ancora Napoli-Milan, dobbiamo capire come giocherà il Napoli al San Paolo, poi c'è una domanda per Enzo Montefusco che è già arrivata da Daniela insieme a tante altre domande da casa che verranno prese in considerazione tra pochissimo, dopo la pubblicità. Rieccoci in studio, fuori gioco il calcio come nessuno ve lo racconta, siamo nel bel mezzo dell'analisi dell'antivigilia di Napoli-Milan, perché la partita sta a cuore a tanti ed è certamente una partita che non può valere lo scudetto, perché no, siamo all'inizio. No, no, vale il primato, ragazzi. No, vale il primato. Guardiamo questa slide. Bravo. È sfida a scudetto, voglio capire, Mimmo Amalfitano. È sfida a scudetto, sì o no, Napoli-Milan? No, ma cioè siamo appena agli inizi, come si fa a dire sfida che... Sfida primato. Io dico che arriveranno fino in fondo, detto due. Arriveranno fino in fondo. Però può dare qualche indicazione in più o no? Sì, ma sono sempre relative queste indicazioni, per quanto mi riguarda al momento, perché io credo...
che ci sono squadre altamente competitive come Napoli e Milan, che sono l'Inter e la Juve. Antonio, e non trascurerei la Roma, non so, nell'otto delle 4-5 squadre in questo momento che possono, come dire, ravvivare il campionato. Alberti, Antonio Corrado, chi tra Napoli e Milan in questo momento ha più margini di crescita e quindi può sperare più dell'altra di arrivare fino in fondo, magari al primato? Io credo che il Milan sia arrivato al top, perché è una squadra che ha acquisito consapevolezza, gioca bene, ogni tanto qualche passaggio a vuoto. Il Napoli può crescere ancora, ma può crescere in qualche singolo che ancora non ha dato quello che forse ci si aspettava, e parlo di Osimhen. E poi alla fine penso che in questa, proprio nell'ottica di questa partita, non tutti i mali vengono per nuocere, perché io in questa partita vedo molto meglio un Napoli con Insigne, Mertens e Politano, magari in un 4-3-3, piuttosto che un Napoli con Osimhen. Ma ci arriviamo fra pochissimo. Daniela? Sì, c'è ancora in vetrina su Gazzetta.it questo scontro tra Insigne e Ibra, faro contro totem. Insigne, il campionato sbocciato, il nuovo faro della nazionale, contro Ibrahimovic, il totem della capolista, capocannoniere del campionato. Napoli-Milan, polpa dell'ottavo turno, vive molto nello scontro tra i due leader in stato di grazia. Vede, Fedele? La Gazzetta dello Sport individua come elementi, icone della partita, Ibrahimovic e Insigne. Chi lo mette in dubbio? Perché c'è qualche dubbio. Noi qui abbiamo messo Mertens. Ma c'è qualche dubbio? No, il problema di Mertens è serio. Cosa? Allora, è una partita per il primato. Però se tu già c'hai il Museru, se parli pure a bassa voce non ti senti. Il Napoli, allora, amici vogliono Fedele senza Museruola, me lo stanno scrivendo il in Napoli, tanti. Il Napoli è la squadra oggi che ha più margini di miglioramento perché è più vario. Non dipende da un calciatore. Il calciatore, il goleador, il Napoli non ce l'ha. Ok? Non ce l'ha. Non è Gattuso il simbolo del Napoli in questo momento, che non gioca ovviamente. No, meno male che non gioca Gattuso, se lo facesse mi trova. A Napoli sempre ci vado a fare le gol, mica Gattuso. Non so se mi sono spiegato. Allora, voglio dire, gli allenatori non contano il 20%, toglietevi la mezza. Non sempre, Sarri conta il 60%. Sarri. Bravo, sono d'accordo. No, Sarri conta il 100% fino a sabato. Meno 100 a un mese, perché sono due cose diverse. Sono due cose diverse. Senti, però oggi quanti allenatori ci sono che la domenica sono bravi a cambiare partite? No, pochissimi. Pochissimi. Ma cambia la partita. Ma cioè, dico, pochissimi. No, ti ho detto, oggi quanti allenatori in Serie A ci stanno che possono cambiare, che sanno cambiare la partita? Ora c'è un problema. Ti ho fatto la domanda. C'è un problema. Il Napoli deve riportare un giocatore che è l'unico che sa fare gol nel suo posto naturale. Cioè Mertens. Perché oggi Mertens a 40 metri dalla porta abbiamo visto. Non si può vedere. Che rende però due gol e tre assist te la fa. Ma non si può vedere. Ma due gol sono poco. Contro i 7-8, se devi vincere lo scudetto di uno dei due bomber. Cioè, no? Secondo lei oggi Mertens, che ne ha fatti due, se avesse giocato queste prime partite da centravanti ne avrebbe fatto almeno il doppio? Sicuro. Sicuro. Io so con. Ma magari con Zielinski dietro al posto di Mertens. Per domani ho fatto un pezzo proprio su e poi Mertens, che succede? Mimmo, però voglio fare una provocazione. Io mi auguro che faccia due gol e che ci siano dei pensieri nella mente di Gattuso. Che succede? Ah, non lo so. Lo dico io che succede. Osimhen può giocare sotto punta? Con Mertens ma Vicenza, Vicenza, ma fa tu dicevo fuori. Voi a Sanremo. Che cos'è sotto punta? Manda Vicenza a Sanremo, voi a Sanremo. Vicenza, allora domani sera, venerdì o giovedì. Manda Matteo per a Sanremo. Ma come è possibile? Quello che hai detto tu, ma tu ridi per quello che hai detto. Tu bestemmi. Ma io c'è tu padellello. Ma io le ho fatto una domanda. Lei risponde sempre a modo suo, come se stesse al mercato di Antignano. Mi scusi, direttore, io le ho chiesto, lei ha detto se Mertens dovesse, diciamo così, segnare una doppietta, Gattuso cosa farebbe? No, me lo dica lei. Me lo dica lei. No, tu mi hai detto
Osimhen giocherebbe dopo, che fa? E io dico Vicenza di Sanremo. Va bene. Allora, direttore Enzo Montefusco, lei prima di andare a Sanremo, che cosa farebbe se Mertens dovesse segnare una doppietta domani da centravanti? Che cosa farei? Tu sai che cosa penso io del Napoli come deve. Certo, 4-3-3. Non è che io so, lo so. E Osimhen dove gioca? Non gioca. Si alterna con me. Io chi deve andare a Sanremo, scusate? Ma fammi assicurare. No, io manderei lei a Sanremo dopo. Lei a Sanremo a fare il coro. Il coro. Allora io secondo te di, devo fare Mietta, se la ricorda? Impostata su un giocatore Trottolino amoroso. La non sai tu. Trottolino amoroso, se la ricorda? Io la squadra la posso fare con Lukaku. La squadra la posso fare su Ibrahimovic. Torniamo subito a Montepulciano. Quando mi fai le domande mi devi anche far terminare, perché sennò posso. Sì, certo. Prego, mister. Allora io ho detto Gattuso benissimo, sta giocando con 4-2-3-1, benissimo. I risultati, per carità, va tutto bene. Io la penso, nonostante il Napoli va benissimo, la penso diversamente. Dico che il Napoli se gioca 4-3-3 diventa ancora più forte. Cioè secondo me se gioca 4-3-3 non ha quei momenti durante la partita dove va sempre in difficoltà. Sì, ma mi deve spiegare dove gioca Osimhen. Ma perché non gioca? Ma gioca, giocherà, si alterna. Però come Gianluca, avete risposto l'altra volta, scusami, sì. Avete risposto l'altra volta, ci stanno 60 partite, ma stasera dici il contrario. Hai voglia di giocare, quello è giovane, deve anche migliorare, Osimhen deve anche migliorare molto. No, come no? Osimhen è uno che con i piedi, come dite i giovani di. Ma anche Inzaghi e Vieri con i piedi non erano. Ma che stai dicendo? Inzaghi e Vieri non erano con i piedi e allora veramente dobbiamo andare a Sanremo. Sesto piano, senza paracadute. La storia delle persone non le conosci, io l'ho fatto debuttare a Vieri. E aveva i piedi educati. Eccezionale, che cosa sai tu? Vedi. Ma che ne so, non avevo un piede Vieri, il sinistro. E Osimhen così diventerà come Vieri, come piede. Ma come piede? Un'altra caratteristica, non come piede, come piede. E non potrà mai diventare perché fa tutto a 100 metri. Ma posso fare una? Ma fa tutto a 100 metri. Diventa complicato pure fare certe cose. Sì, lo manca a Sanremo dei giovani. Fatemi là, chi mi raggia io. Arrivederci. Però posso. Allora, vado un attimo a Mimmo Alfitano, perché questo aspetto io vorrei capire una cosa. Hai ragione. Che Mertens abbia giocato fuori ruolo finora l'abbiamo assodato. Che Mertens tornerà nel suo ruolo con il Milan, anche questo assodato. A colpo, tutta la Fedele ha fatto la sua provocazione e poi è finita a Tarallucci e vino. No, è finita a Tarallucci e vino. Però torniamo sui Tarallucci senza vino e cerchiamo di capire. Se Mertens dovesse giocare bene, come ha detto Fedele, succede? Aspetta. No, ti ha fermato. Perché se no è una domanda. Passiamo per ubriachi e non ti devi permettere. No. Il vino te lo devi bere tu. No, che c'entra? Non c'è mastello. No, non c'entra il vino. Ma allora, il vino voglio dirti, quando tu bestemmi, noi che siamo uomini di campo e di calcio siamo uomini di campo. Io ho detto, provocando, non avete colto la. No, l'ho colta la provocazione. No, non l'hai colta. Io ho controprovocato. Io ho detto, se a un certo punto, come il Milan dipende dal bambolotto, l'Inter dipende dal bambolotto. Allora la squadra si fa sul bambolotto quando il bambolotto fa i gol. Se il bambolotto non fa i gol, devi trovare un'alternativa. Certo. Il nostro bambolotto fino a fatto di gol. Chiaro il concetto? È chiarissimo. Siamo d'accordo? Ma io voglio capire. Mentre il vero bambolotto, che ha fatto più gol nel Napoli, si sta sacrificando. È chiarissimo. Allora che succede? Se il Napoli gioca con Mertens 3, come sarà? E Mertens dovesse fare dei gol, sorge il problema. Come è un bel problema. Meno male che sia. E io volevo far rispondere tu al Fidano su questa. Osimhen può giocare sotto punta. No, ho domandato. Che succede che gioca Osimhen sotto punta? E io ho detto, è come domandare a Vicenza. E quindi ho ragione io che l'abbiamo messa sul mercato. E quindi lo escludiamo. Abbiamo escluso questa ipotesi. Però dobbiamo essere anche razionali, Gianlu, perché certo, non ci dobbiamo far prendere. No, però la provocazione dal... non mia. Però già la domanda è Osimhen che fa? Dove gioca? Ecco, questo da cosa nasce? Nasce da un condizionamento, secondo me, ma non solo per te, ma per tante altre persone che ragionano in questo modo, dall'investimento fatto. Certo. Ma non è un condizionamento, allora, è una convinzione rispetto a quello che pensa la società, benissimo, secondo me. Benissimo. Sì, però attenzione, però, scusate. Però io non voglio dire, perché sarebbe stupido oggi dire vabbè, è stato un investimento sbagliato. Assolutamente. D'accordo. Però oggi c'è da fare una riflessione tecnica.
in questo momento lascia stare, ora è fuori Osimhen, è infortunato, se domani Mertens giocherà, dopodomani giocherà centravanti e segnerà due gol per esempio, o segna un gol che ti dà tre punti pesanti, la settimana prossima tu non puoi riportarlo nuovamente 40 metri lontano dall'aria, per un motivo, e sarà un problema di Gattuso, per un motivo, perché abbiamo capito che Mertens giocando lontano dai 20 metri, dove il suo forte è lo stretto, è lo stretto, è la qualità tecnica dello scambio, del palleggio con Insigne, con Cagliegon, con questa gente qua, se tu lo tieni a 40 metri, questo è un delitto, qua, per me è un delitto. 20, come fai ad arrivare in area di rigore? È chiaro? Ma non c'ha nemmeno le caratteristiche, Osimhen, secondo me, per giocare là. Osimhen è un potrebbe essere un problema laddove Gattuso dovrà scegliere, ma ha un problema è di un che bel genere? Problema di abbondanza, sì, ad averne, abbondanza, perché se Mertens gioca e segna, ma chi vuoi che pensi? Ma scusate, ma noi siamo d'accordo che il Napoli è la squadra che può lottare per lo scudetto, perché se no non c'è dubbio. Ah, ma quello significa questo, non significa che la sfida non lotta nemmeno. È allora, scudetto. No, questa è sfida primata, perché il Milan non lotta per lo scudetto. Per non lotta per lo scudetto? No. No. Allora, per me il Napoli sì, il Milan no. Sì, ha ragione. Il Milan no. Il Milan dipende da questo. Se questo non sta bene, io raffreddo ora. Lui gioco. Poi non fa mancano con la morì. Allora, Daniela, una domanda per la platea. Abbondano le domande da parte dei nostri amici. Abbonda. Sempre per marito tuo, caro Fedele, che la tua museruola che ispira proprio tutti i nostri amici a scrivere. C'ho la museruola. Ma soprattutto sulla pagina Scusate, posso evitare. Ci state inondando di domande. Tra poco vi faccio vedere anche come fare per arrivare proprio sulla pagina, vero Corrado? Tra poco ve lo mostriamo proprio in diretta. Allora, c'è una domanda per Montefusco con l'assenza di Zaha. A sinistra rischieresti Ghoulam, che nell'ultima apparizione ha mostrato di essere in ripresa. Poi ce n'è anche un'altra per Enrico Fedele, che faccio dopo. Non vi dimenticate che Ancelotti fece giocare Di Lorenzo pure, mi pare, a sinistra. Sì. Non lo so. Non ma, lo so, ma noi teniamo a Mario Rui, che teniamo a fare Mario Rui? Mario Rui. No, poi si stava arrivando, visto che c'è Mario Rui, visto che ci dobbiamo farsi problemi. Facciamo concludere. È costretto a far giocare, costretto, anche se ho capito che ormai non è che vanno tanto d'accordo, no? Perché il fatto che. Ma è anche giusto, perché se io sono un esterno sinistro naturale e tu mi ci metti un destro, a me mi girano, non è a me vero, giocatori. Ma non sai perché metto un destro? Perché gli assicura più la perché fase di copertura. Di più. Perché per lui giocando con tutti questi attaccati. No, abbiamo però a me che sono un naturale in quel ruolo mi girano. Antonio, questo secondo me l'abbiamo spiegato quando eravamo in ritiro. Io gli dissi, se giochi in questo momento deve mettere per forza un difensore, un tantino uno con più protezione no. Difensiva. Allora guardiamo a proposito di scudetto, guardiamo la slide legata alle chance scudetto, vediamo se i bookmakers sono d'accordo con Enrico Fedele. Giallo, per chiudere su questa slide vorrei ricordare che l'ultima di Ibrahimovic col Napoli non è stata proprio fortunata, perché si concluse con l'espulsione. Ecco. Allora, lo scontro con Aronica, qualcosa è cambiato, vedete? Juventus 29%, favorita secondo gli interpellati, cioè quella che ha più chance di vincere lo scudetto, l'Inter al 25%, Napoli e Milan sono al 14%. Insomma, se la giocano Inter, Juve, Napoli e Milan, secondo i nostri amici. Chi non è d'accordo rispetto a questa? Solo Fedele? Mimmo Alfitano è d'accordo? Che se la giocano loro quattro. Loro quattro con un vantaggio di Juve e Inter, 29-25. Così ampio, perché siamo al doppio. Secondo me è troppo. Io li livellerei. Io dico lo giocano loro tre, Inter, Juve e Napoli, ma con 20 percentuali. Con percentuali sono d'accordo con Mimmo. Di vario diverso. Pure. Sono d'accordo con Mimmo. Inter, Juve e Napoli. Secondo me sono d'accordissimo. Ma tutte 33. Ma non voglio dare un punto in più al Napoli. E io farei 33. No, io darei. Ricomincio da 33. Fedele addirittura da qualche punto in più al Napoli. Io darei 25 al Napoli. Io devo dire la verità. Ma per la varietà. Milan non lo escluderei. Ma la varietà. Il Napoli, ma scusatemi, l'Inter come gioca? No, malissimo, non mi parli di monotematico. Mi dovete spiegare una cosa, perché la Roma è completamente esclusa da quel nome? La Roma non è c'ha la qualità e non c'ha la Roma si appoggia a zero. Squadra tenera e giovane. E vedi, adesso per esempio le mancherà Dzeko e tu, ecco, come dice il mio
il mio amico fraterno Enrico Bambolotti, se tu non hai un giocatore come Dzeko in quella squadra, è vero che oggi puoi avere altre soluzioni, perché tutto sommato hai comunque Pedro, ma poi c'è comunque confusione societaria a Roma. Io ho l'impressione che noi per Scaramanzia, sta stramaledetta Scaramanzia, non vogliamo riconoscere che il Napoli è la squadra in questo momento. Non lo puoi dire, Gattuso. No, io lo dico, mi interessa. Io lo dico anche Gattuso, che dice lui, ma non vuole che noi... Mi manda a quel paese. No, no, non manda a quel paese. Gattuso ha detto delle persone che non manda a quel paese. No, no, manda a quel paese a voi. A me non mi manda a quel paese, perché io lo dico per il bene suo, perché io lo stimo moltissimo. E in più perché sono convinto che il Napoli se la gioca più della Juve. Guardate che vi dico. Ma io sono d'accordo. Ma scusatemi, ma lui fa quello che deve, ma nulla vieta che in cuor suo un esterno sì, un lui sbaglia solo ha sbagliato in questo momento con Goulam e con Mario. Facciamo concludere un attimo però poi. Io voglio dire noi abbiamo il dovere di sostenere il Napoli in questa lotta che per lo scudetto perché se noi iniziamo assolutamente io non mi accontento il Napoli c'ha un organico forte ragazzi, un organico completo perché non può competere perché si spendono 100 milioni di euro. Tu sei uno Mimmo che fa il giornalista ormai fai parte della vecchia ormai è troppo vecchia. Ma secondo te Gattuso è chiaro che quando va lì non voglio neanche sentire parlare di scudetto. Perché se poi non lo vince, ma voi dovete sapere quello che dice lo spogliatoio ai giocatori. Ma il primo è importante, ragazzi. Noi ci tiriamo ragazzi. Fior di allenatori, a partire da Allegri, Conte, hanno sempre negato. Sempre fare spendi. L'unico che sta parlando di scudetto oggi è Pioli. Si fa rispendi, ma sono sconciato. Si dice basso profilo. Ma tu devi. Alleggerisci la pressione sulla squadra dall'esterno pensiamo un attimo noi abbiamo condizioni senza padroni è un campionato bravo senza hai preso padroni, le parole che ho detto io due settimane con squadre che dipendono da un giocatore a differenza del Napoli e quindi Napoli è favorito proprio per questo ragazzi, mi preoccupo perché Fedele ha detto le cose che ho detto due settimane fa che questo è un campionato che non ha padroni e non lo avrà fino a fine campionato. Notizia ufficiale Fonte Calcio Napoli 24 allora sarà il Mapei Stadium, città del tricolore di Reggio Emilia, ad ospitare la gara tra Juventus e Napoli, quella insomma che si disputerà della Coppa Italia il 20 gennaio. No, Supercoppa Italiana, Ma non è stata fissata ancora la data però. 20 gennaio. 20 gennaio. 20 gennaio, mercoledì. 20:45. C'è anche un'altra... Pensate che delle 33 partite che sono state giocate finora, 11 all'estero e 22 in Italia. L'11 all'estero sono state giocate in Libia, in Arabia Saudita, negli Pechino. Stati Uniti, in Cina. Il Napoli le ha giocate due con la Juve, ha perso a Pechino, vinto a Doha. Ha perso con Mazzoleni e ha vinto a Doha. E quindi questa è la terza che si gioca in Italia, fortunatamente, causa Covid. Siamo in chiusura di blocco, quindi dobbiamo andare in pubblicità, però vi devo consigliare un bel vino che berrò in meditazione in questo weekend. Un bel susumaniello salentino, tenute Rubino, si chiama Oltre Me. È buono a tavola, ma è ottimo, eccellente da meditazione, lo consiglio a tutti. Anche al direttore. Anche a Fedele, soprattutto, perché si medita bene con questo vino e non ci si ubriaca, ovviamente. Bene. Con un calice e basta. E qui un calice, solo il bicchiere di vino. Ottimo, davvero, eccellente. Pubblicità tra poco. Rieccoci in studio fuori gioco, il calcio come nessuno ve lo racconta. E così riflettevo, perché poi... Fedele è sempre molto drastico quando parlo, medito più che rifletto e dico che secondo me e lo voglio chiedere a Montefusco questo brevemente mister Osimhen e Mertens se una squadra gioca con due punte possono coesistere in un 4-4-2 come no, ci siamo abbiamo raggiunto anche un punto di vanno benissimo guarda se giocano in 4-4-2 non si discute ma non come dici tu come vede la mia riflessione e meditazione è portato a un punto in cui siamo d'accordo vedere. Poi ci sono i due esterni si dice, adesso i giovani come te dicono alti no se gioca Insigne gioca Policane gioca Mertens già non è un 4-4-2 problema perché poi in mezzo al campo chi corre il 4-4-2 presuppone l'esterno basso soprattutto i due attaccanti uno a volta si dice ai tempi suoi uno veloce un altro che si arrista allora uno che gira fa la civetta e l'altro che sfonda allora Osimhen se gioca il 4-4-2 il campo largo quant'è? 60 metri con 30 e 30
Se non viene, diciamo, chiuso, compresso da tutti dagli esterni, è il suo ruolo. Ma infatti lei sa una cosa, che Mertens, l'ultima partita a Bologna, lei sa una cosa. Via. Gianluca, mi scusi, sono partito male, caro direttore. Ricordavo dalla partita ultima vinta dal Napoli a Bologna con gol di Osimhen, che Mertens, per esempio, che sulla carta ha una posizione centrale, no? Quando si gioca col 4-2-3-1 alle spalle della punta, ha giocato spesso e volentieri sulla sinistra, davanti ad Insigne addirittura, che spesso e volentieri si accentrava. Questo ho pensato proprio per quello che dice lei, per consentire a Osimhen di avere più spazio nella zona d'attacco in orizzontale. Detto questo, andiamo sulla formazione di Napoli-Milan, cerchiamo di capire come giocherà il Napoli il di Gattuso. Il problema è che lo spazio non ce l'ha Mertens. Per cui si allarga a sinistra. Allora, questa è la scienza dei numeri, siamo tornati sui moduli. 4-2-3-1, 4-3-3, 4-1-4-1. Guido, ecco, guarda un po' canale 8, sti numeri, sti tabelline. Trombetti, salutiamo Guido, professor Trombetti. Lo salutiamo. E allora, dai numeri ai grafici, alle infografiche. Questo però ecco, hai fatto qua una ripetita Juventus. No, perché questa adesso passiamo, abbiamo soltanto dato un'infarinatura. Questo è il 4-3-3 che potrebbe diciamo, essere schierato da Gattuso. Ovviamente ci sono alcuni calciatori che... Spina è tornato, oggi ha fatto metà allenamento differenziato e metà in gruppo. Potrebbe giocare, però potrebbe giocare anche Meretta. La difesa è quella di Lorenzo Manolas, Koulibaly, Mario Rui. Ora, 4-3-3. Voglio capire da Enzo Montefusco. Fabian, Bakayoko, Demme, Zielinski o Elmas, più Elmas che Zielinski, con Politano, Mertens e Insigne attacco. Questo 4-3-3, se per esempio Elmas o Zielinski va sotto Mertens, quindi gioca 15 metri più avanti e si accentra, diventa un 4-2-3-1. Sì, ma però ha una caratteristica Elmas, che è quella di fare il centrocampista, come l'ha fatto in un'altra partita, l'ha messa a sinistra e poi Elmas veniva sempre in mezzo al campo. Cioè, psicologicamente ti dà la squadra, ai tuoi compagni, che c'è un centrocampista in più, certo, come caratteristica. Beh, io questo qua lo sai, è la squadra che io vedo meglio di tutti. Dovrebbe giocare questa, no Mimmo? C'è solo un dubbio sul... Credo Elmas al posto di Zielinski. Perché Elmas non so perché dice che sta meglio fisicamente, non so. No, ma per una questione sicuramente fisica, perché Zielinski non ha ancora recuperato bene, ma soprattutto anche perché forse tecnicamente Elmas può essere più utile Il problema di questa squadra è che il terzo deve evitare di fare il quarto in avanti. Bravo, perché la deve se no vengono scoperti. Cioè dice Elmas. Sempre... La cosa importante è questa. Cioè, io penso che il problema sarà è vero che c'hai lo scoglio di Mergellina sempre pronto. Se gioca, perché potrebbe partire dalla panchina dalle ultime notizie potrebbe partire Bakayoko. Io penso che con 40 di febbre. Ricordiamo che è stato febbricitante per 3 giorni. Ma pure una fotografia. Notizie di oggi è che Bakayoko ha recuperato. Anche perché il Milan a centrocampo, guarda che lì è forte veramente. Il ragazzino Bennasso. No. Benacer, sì. Benacer, no. Salanò. Però il problema del Milan qual è? Te l'ho detto in radio. Il Milan ha un terzino sinistro che è una vecchia alla troppo sinistra, forte. Teo Hernández. Sì. Il quale è fortissimo nell'andare in fase offensiva ed è scarsissimo nella fase difensiva. Quindi lì Di Lorenzo, però Fabian e Politano possono... E pensi che proprio là ne avremo i problemi, sai perché? Perché cioè, se gioca Lozano... saranno danni a morire su quella fascia, che Lozano mentalmente non ce l'ha proprio di andarsela a prendere. Mi fa pensare che in mezzo al campo i due centrocampisti devono fare proprio una barriera, non devono venire in avanti, perché se no, sai, Calabria di qua, che è un giocatore velocissimo, e Hernández di là sono i giocatori che mentre sulla nostra sinistra abbiamo gente che comunque si sacrifica, come Insigne, soffri di meno, ma
dall'altro lato, con Hernandez che spinge, non hai un Insigne, ma è Lozano che mentalmente non è predisposto, non come gamba, ma mentalmente non è predisposto devono, per andargli dietro. Devono comunque, ragazzi, ci stanno pure poi i giocatori del Napoli, anche loro si devono. Perché Hernandez. Lo so, però questo è. Questo è devastante perché c'ha pure tiro. Questo non è che c'è solo gamba, ma solo il tiro. Voglio capire una cosa, andiamo sull'altro. Però se viene attaccato, se viene attaccato anche lui. Facciamo che conclude Enzo Montefusco. Vi ricordate Branco, quel giocatore del Genoa? Brescia la teneva Villutini. Però questo è ancora più potente sulla proprietà. Questo c'ha una forza e una gamba. Allora, voglio capire da Mimmo Amalfitano, perché invece questa soluzione che poteva essere percorsa da Gattuso, e cioè il 4-2-3-1 con Petagna punta centrale al posto di Osimhen, Insigne, Mertens e Politano nei trequartisti, perché non è praticabile? Ma io, secondo me, perché si vuole valorizzare Mertens in questo caso, cioè è un modulo questo che va sicuramente a, perché nella dire, normalità, scusa, senza Osimhen bastava mettere Petagna lì. Bravo, ma, è quello. Sì, ragazzi, è un piacere. Aspetta, però Petagna non è un giocatore del livello per poter. No, non è una partita del genere. Non è di livello perché ma io preferisco tutta la vita Mertens. Facciamo concludere. Noi stiamo facendo un discorso tecnico, perché dobbiamo dire che non è buono. Diciamo che probabilmente non è sicuramente a livello di Mertens. Diciamo che probabilmente giocando in questo modo con Osimhen hai la possibilità di attaccare gli spazi e invece Petagna è uno che è però, più bravo, è più, bravo, è più mobile, cioè è meno mobile. Sai che mi dico, al di là del valore del calciatore, no? Petagna è uno che fa giocare ancora di più la squadra. Sì. Perché sì, crea spazio, fa reparto solo su quello, sì. Lì, ti appoggia e ti la differenza tra il movimento di Osimhen e il definimento di Petagna è inverso. È tutto il Osimhen allunga, Petagna è quello accorcio. Ti viene incontro e fa spazio. In effetti, accorciando può far entrare più gli esterni al centro. È un modulo diverso, Vincenzo. A Benevento. Ma devi avere pure due piedi all'altezza. Il gol di Petagna a Benevento nasce perché in campo sta pure Osimhen. Ma lui questo lo fa bene, lui perché no, ma lui lega, lui è un giocatore che viene incontro. Viene incontro, lega. E quando tu leghi, hai la possibilità agli esterni di attacco di venire in mezzo. E poi tu si dire dietro pure allora, qui torniamo sul 4-3-3, questa è l'altra alternativa, cioè quando io parlo di alternativa tattica contro Pietro, Osimhen, Furbizio, Mertens, Petagna, lega a fare entrare gli esterni, ma queste domanda, sono di qualità, ma che questa partita lì. Ma questa partita tu la vedi una partita per mettere Petagna là al centro? No, allora torniamo sul 4-3-3. Io questa domanda che per io non lo farei mai. Io non lo metterei mai. Torniamo sul 4-3-3. Daniela, c'è una curiosità. Vengo subito da lei, mister. Un attimo rettificare quello, la notizia di prima data da Mondo Napoli. È ovvio che Osimhen non giochi, però c'è di più, perché l'ex diciamo medico del Napoli, De Nicola, ha dichiarato che rischia addirittura di uno stop di 3 mesi. In base alla lesione potrebbe anche operare. Grazie, a chi scrive Napoli, alla radio ufficiale. Esatto. Io ho avuto e poi c'è una domanda per Amalfitano. Aspettiamo, su questa cosa ho due o tre giocatori. Possibile di fedele. Due o tre giocatori con una subluxazione della spalla che hanno cercato di giocare entra ed esce, alla fine si sono dovuti operare. Non parliamo in una maniera molto... Ci sarà cautela quindi da parte del Napoli, molta, ovviamente. Secondo cautela. Me molta cautela. Torniamo sul 4-3-3 come grafica, ecco, per favore. Io volevo arrivare la regia a dire una cosa, ma, sì, prego, proprio su questo. Ma siete proprio convinti, visto che Gattuso è talmente deciso a giocare 4-2-3-1, poi c'è questa defezione da parte di Osimhen, siete quasi sicuri che... Tutti voi, perché sento 4-3-3, che lui giocherà 4-3-3 e non giocherà, cioè, 4-2-3-1 con Petagna. Secondo me che gioca 4-2-3-1 ma senza Petagna. La critica già so che dopo la partita... Mister, guardi qui, non c'è la lavagnetta. Se questo Elmas lei lo mette qui al centro... Ma non è sempre un centrocampista. Ho capito, ma è un 4-2-3-1. Se tu sei convinto per 4-2-3-1, faccio la Petagna. Perché tu sai che fate la prossima settimana se il Napoli dovesse andare male, se non giochi il 4-2-3-1 con Petagna?
diranno, ma com'è, perché ha cambiato squadra? Ecco, il discorso su Insigne si è parlato. Allora, il concetto è insistere su un modulo di gioco, e se gioca 4-2-3-1 si gioca metà, e deve giocare Mertens. Ok, tutto chiaro, 4-2-3 ma scusi, ma perché deve giocare Petagna? E perché non ti sei trovato che c'hai? Ma perché Mertens che ha fatto? No. E poi ti metti dietro a Mertens. Cioè, o Zielinski o Elmas. Ce l'abbiamo detto, eh? Zielinski non può giocare. O Zielinski o Elmas. Lo sposti che non può giocare. Ma perché non può giocare? Sono, scusa, come caratteristiche sono tutte e due, vedono la porta, vanno al tiro, facciano il dribbling, i tempi di inserimento. Corrado, Montefusco, io insisto, se in questo 4-3 io durante la partita Elmas lo accentro e lo metto qui. Ma dentro lì la testa di Elmas è quella di essere un centrocampista, lo vuoi capire o no? Ok, mi ci faccio per vedere. Per cui quando la squadra si deve difendere, lui sarà il centrocampista e c'è un uomo in più a metà campo. Cosa volete cambiare la vita? Stiamo analizzando, cercando di analizzare questo 4-3-1 in che modo 4-2-3-1 con Mertens centravanti e Elmas Zielinski al posto di Mertens. Mertens non può fare l'uno. Allora, ho detto. Allora. Io ho detto la mia, poi dovevi dire il campo che dia. La considerazione è questa: se uno è convinto di un certo e di certe caratteristiche, giocando 4-2-3-1, insisterà, sbagliando per me, Mertens sotto la punta e mettendo Petagna che il sostituto. È fatto, non cambia niente. E vai avanti. Allora, se invece si rende conto che deve cambiare, la migliore soluzione è questa. Andiamo sulle slide legate ai gol, cerchiamo di capire se questa è una partita da gol o no gol. Il no gol è quotato altissimo, quindi si presume, secondo le quote dei nostri bookmakers, che segneranno entrambe le squadre, caro Mimmo. Io credo di sì, perché insomma sono due squadre che prediligono anche la fase offensiva, per cui dobbiamo in qualche modo aspettarci che ci sia che ci siano dei gol obiettivamente. Il gol sta a significare che segnano entrambe le squadre, per cui io sarei anche contento di un 3-1. Antonio Corrado di solito le indovina queste, tu lo sai, ormai è diventato alla sfera di cristallo. Indovina solo lui. Sono fortunato. Quindi come andrà a finire? Il 1-0 di Bologna, tutti quanti. Come andrà a finire? Io vedo un'inversione di tendenza a livello generale di Serie A. Si sta iniziando a segnare di meno, perché iniziano a essere più importanti i risultati, si guardano tutti quanti le spalle, per cui una partita del genere tra l'altro è importante per il valore un primato, quindi saranno due squadre molto attente. Under e over, vediamo. Under secondo me. Vediamo under e over, eccola qua, anche qui l'under 2,5, quindi un 1-1 per intenderci, un 2-0. Un under 1-0 per il Napoli e abbiamo tutti contenti. È quotato alto, quindi si presume che si segnino almeno 3 gol nella partita in totale, secondo i nostri bookmakers. Fedele, under che significa? Under significa segnare meno di 3 gol in tutta la partita, quindi o 1-0 o 2-0. No, o io, 1-1. Io su questo, siccome lui i numeri ne capisce, solo di numeri, mi adeguo ad Antonio. E allora, e poi c'è un'altra slide, un'altra slide con chance legate al miglior attacco in Serie A. Chi avrà secondo voi, dopo 7 giornate, facciamo questa domanda, il miglior attacco alla fine dell'anno? L'Atalanta 40%, di gran lunga più alta come percentuale rispetto alle altre. Inter secondo al 19, poi altro 16, Juve 11, Napoli e Milan 7. Ma per attacco si intende numero di gol segnati. Numero di gol segnati. Ricordiamo che Atalanta e Milan sono i primi attacchi della Serie A con 18 gol segnati. Il Napoli è al quinto posto con 15 gol e a 16 ci sono la Roma e l'Inter. Una partita in meno. Il Napoli è anche miglior difesa sul campo, perché ha subito 4 gol e i 3 arrivare a 7 sono stati determinati dal giudice sportivo. Direi che queste percentuali insomma rispondono un po' a quelle che sono le caratteristiche tecniche di queste squadre. No, l'Atalanta anche lo scorso anno ha concluso con oltre i 70 gol, mi pare, quindi ha fatto un'impresa e credo che anche quest'anno si avvii. E però devo dire che probabilmente sarà il fatto che si giochi senza pubblico, che non ci sia pressione, che probabilmente le squadre giochino in maniera un po' più sciolta,
quest'anno si sta segnando molto di più rispetto agli anni passati, e questo sicuramente un po' dipende dalla qualità dei giocatori, però essendo la maggior parte gli stessi dello scorso anno, devo pensare che anche l'aspetto, il fattore campo per esempio, sta determinando dei risultati diversi e quindi molti più gol. E a me onestamente piace, cioè, che ci siano partite che finiscano 3-3, 4-2. Gianluca, ma perché? Perché parleremmo, perché guardate, nessuno mette il Sassuolo, che mi pare che è una squadra che ha fatto un sacco di gol. Allora, Daniela in chiusura. C'è un nostro telespettatore che fa una domanda a Malfitano per concludere, chiede: ma tra rischio Covid e l'esagerato numero di partite, non era forse il caso di eliminare questa inutile Nation League da parte di ci sono sì o no? Siamo in chiusura, esatto. È ritardissimo. Beh, io dico sì, ma è troppo poco. Ma addirittura hanno fatto le amichevoli. Non abbiamo analizzato neppure il Tour de Force del Napoli, lo faremo venerdì prossimo, perché ci sono 10 partite fino a Natale tra Europa e campionato. Ogni 3 giorni si comincia. Noi torneremo dopo Napoli-Rijeka. E noi avremo tanti appuntamenti dalla prossima settimana, dopo Napoli-Rijeka e alla vigilia di Napoli-Roma. 3 partite consecutive in casa per il Napoli: Milan, Rijeka e Roma, tutte e 3 al San Paolo. In bocca al lupo agli azzurri con il Milan. E buona serata, buonanotte a Mimmo Malfitano. Buonanotte, alla prossima. Buonanotte a Antonio Corrado. Buonanotte. Buonanotte ad Enrico Fedele. Buonanotte. E buonanotte a Enzo Montefusco. Buonanotte a Daniela Troisi. Buonanotte. Daniela, venerdì prossimo. Buonanotte a tutti voi. Ci vediamo venerdì, tra poco la replica. Non andate via, fuori gioco, come il calcio, come nessuno ve lo racconta. A venerdì. Oh, l'altra volta.